Nulla è come appare è il titolo dell'ultimo libro di Nicodemo Gentile, presentato all'Università degli Studi Campus. È un viaggio attraverso la storia dei più famosi delitti italiani, attraverso i tribunali, ma anche sulla scia dell'evoluzione della scienza forense. E in questo campo gli errori si pagano un prezzo altissimo. Ai microfoni di Pop Economy, l'autore del libro, avvocato e presidente di Penelope, associazione che dà supporto e aiuto ai familiari delle persone scomparse. La storia dei grandi delitti, gli errori legati a superficialità, a poca esperienza nella ricostruzione dei fatti, quindi nella raccolta di tutti quegli elementi che una scena criminis restituisce, può essere foriera di deragliamenti dell'indagine e quindi non sempre si può andare poi avanti, mai si può tornare indietro e quindi ricostruire in modo importante. Le persone possono essere arrestate prima di una sentenza definitiva e quindi, attenzione, l'indagine deve essere a favore dell'indagato, a favore della verità, a favore della giustizia, a favore delle persone offese, ma a tutela della libertà personale. Genetica, medicina legale, informatica, entomologia, antropologia, balistica e botanica. Che rapporto esiste tra le scienze forensi e il processo? Gli accertamenti tecnici, che spesso sono risolutivi e determinanti nella ricostruzione dei fatti, devono essere svolti da specialisti, da esperti, c'è un abuso di questi termini, da tecnici che hanno una grossa responsabilità, perché accertare con un grado di certezza la presenza, come può fare un genetista, di un soggetto in un appartamento, in una macchina, in un luogo dove si è consumato il reato, significa il più delle volte dare nome e cognome ad un assassino, dare nome e cognome ad un soggetto, quindi è soprattutto della necessità di un rapporto sano, deve essere un rapporto sano, un rapporto di rispetto, nessuno deve prevalere, nessuno ha verità in tasca, umiltà senza urlare, con misura, con equilibrio per favorire la verità e la giustizia. Le nuove metodiche fanno risparmiare la macchina della giustizia o al contrario rappresentano elementi che appesantiscono i costi del processo? È evidente che le nuove metodiche, le nuove metodologie, i nuovi approcci, i nuovi studi, le nuove analisi consentono di poter restituire all'indagine degli elementi che da sole possono bastare a chiudere un percorso. Pensate ad esempio all'analisi del DNA. La nostra giurisprudenza ci dice che l'analisi del DNA, se effettuato in condizioni di sicurezza, può essere da solo una prova, a prescindere da altri elementi. Da solo può costituire addirittura una prova, dicono i nostri giudici, dice la nostra giurisprudenza di legittimità. Spesso e volentieri, però, noi assistiamo al contrario, quindi voglio dire, quando la scienza riesce a dare delle risposte certe e che quel risultato si può considerare granitico, scientificamente valido e quindi non oggetto di confutazione, sicuramente consente con una velocità enorme di poter arrivare a processo, perché l'indagine si arricchisce di elementi che da soli possono già consentire alla ipotesi accusatoria di essere validamente sostenuta in dibattimento. E quindi in effetti può consentire sicuramente un risparmio e accelerare anche i tempi di giustizia, e più la giustizia accelera meno sono i costi, perché ogni giorno che c'è un processo e un'udienza, soprattutto quando si tratta di casi delicatissimi, quando si affrontano questioni processuali e sostanziali di grande impegno, la macchina tutti i giorni ha costi importanti. Ma c'è un caso, secondo l'autore, parafrasando il titolo del suo libro, dove nulla è come appare. Uno su tutti, il processo Meredith, l'omicidio della ragazza inglese, il classico esempio dove la giustizia a un certo punto deve stabilizzare il risultato, cioè dire, per noi è chiuso processualmente. Nel caso di Meredith io ho avuto sempre l'impressione, avendolo vissuto in modo veramente pieno dal primo giorno dell'indagine al 2016, quindi per ben 9 anni immerso in questo fascicolo enorme, credo che non ci sia una verità processuale che soddisfi
nessuno non soddisfa sicuramente i familiari di Meredith, non ha soddisfatto sollecito e Amanda, perché sì, è vero che poi sono stati definitivamente assolti, sia pure con la formula del dubbio, col secondo comma dell'articolo 530, ma è anche vero che sono dei ragazzi, dei giovani che hanno fatto 4 anni di carcere, e non sono pochi, sono tanti giorni, 4 anni su tanti. E allora io dico, se realmente la sentenza di sollecito e Amanda è una sentenza giusta, noi abbiamo un soggetto che poi è il ragazzo ivoriano che io ho difeso in tutti i gradi di processo, anche in fase di esecuzione, che viene considerato soggetto che ha concorso in omicidio che materialmente è stato commesso da altri. Purtroppo la verità è sfuggita.